Buonasera, Tello. Buonasera Letizia. Senti, mi spieghi perché prima mi ha detto che mi dovevo vestire per bene qua, ho messo un golfino, ti dovevo chiamare se si può fare un video, una chiamata. Che è successo? Perché è giunto il momento che noi ci si renda utili alla società, che in questo momento ha bisogno di gente come noi. Benissimo, eccoci. Io sono pronto, ma è con una videochiamata che aiuto si dà? Certo, per venire incontro agli studenti, le scuole sono chiuse e là siamo noi. In che senso? Fammi capire. Intanto oggi racconteremo i promessi sposi. O quanto pensi starci te in quarantena? Era alto o sì? Saremo i loro bignami online. E non ti preoccupare, gliela racconteremo tutta in 5 minuti. Ma come si fa in 5 minuti? Sorvolando sui particolari. E altro è sorvolando. Ma perché proprio promessi sposi? Così, poi se ci viene bene se faranno altre, Vabbè. però lo sai c'è di particolare che l'ultima stesura fu chiamata quarantana. Quarantana. Ma chi te l'ha detto? E poi perché? L'ho letto, l'ultima stesura del 1840 fu chiamata quarantana, quella prima fu chiamata fermo e Lucia e poi ce ne fu una seconda del 1827 ventisettana. Ma sei sicura? O Sellino, se non ti fidi, vai a guardarci da te. No, no, Ma no. se si prende tempo a questi preamboli, lo capisci che altri 5 minuti ci vuole? Oh. Va bene, giù. Allora si parte, parto io. Sì. Quel ramo del lago di Como che volge. Alt, 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 alt. Oh, ma mi interrompi subito, però è. Ma certo, se siamo un bignami, siamo un bignami, bisogna riassumere. Ho capito, ma quel ramo del lago di Como, come lo riassumi? Si leva il ramo innanzitutto, si va direttamente in uno stradello di una strada di campagna, campagna lombarda vicino Como, vai. Oh mammina santa, ma che ci si arriverà in fondo? Giù, via. Allora, in una stradina di campagna vicino a Como, un prete, tale Don Abbondio, passeggiava recitando le sue preghiere, quando fu fermato da due bravi. Due ceffi, brutti ceffi. Ma erano bravi. Erano bravi un pochino. Erano gli scagnozzi di un tale Don Rodrigo, detti bravi. Ah, va bene, va bene. Quei bravi gli imposero di non celebrare il matrimonio fra Lucia Mondella e Renzo Tramaglino, che il prete avrebbe dovuto celebrare di lì a poco. Questo matrimonio non so da fare. Frase storica per appunto, eh? Il prete, tutto impaurito, tornò verso casa dove lo stava attendendo la sua perpetua e mentre era lì. Era un cagasotto, era un cagasotto. Oh, Letizia, non doveva essere un bignami per gli studenti? Ah già, ragazzi, questa frase non la dite. Quando Renzo, tutto baldanzoso, andò a prendere accordi per la cerimonia con Don Abbondio, lui dapprima non lo voleva ricevere, poi trovava un monte di scuse. Alla fine dovette confessare. Chi si opponeva alle nozze era un tale Don Rodrigo, perfido signorotto. Renzo poi tornò da Lucia e quando le parlò del perfido signorotto, lei capì. Allora io qui ci avrei da fare un romanzo nel romanzo. E così ci si arriva a Natale però, eh? No, ma scusa, a parte allora, gli uomini sono sempre uguali in tutte le epoche, sono dei gran maiali. Questo perfido aveva fatto addirittura una scommessa da quanto voleva questa Lucia, e poi, mo, che sarà stata mai sta Lucia? Comunque, un gran sudicio. E a me un po' mi fa rabbia anche lei, perché complimenti, via, non ce lo neghiamo, fanno sempre piacere. A lei è parso il vero di avere queste avance, l'avrebbe potuto dire se no. Manzoni stasera si rigira nella tomba, eh? Te sei una dissacratrice. Comunque. Insomma, quando Renzo riferì a Lucia e alla sua mamma, il citto si consultò poi con il padre confessore, Fra Cristoforo. Oh, finalmente una brava persona in questa vicenda. Perché Renzo che era? Scusa, eh? Un gran coglioncione. Ti ho capito, va bene, però era buon citto, via. Insomma, Renzo, dietro consiglio della suocera, madre di Lucia, e andò dall'avvocato Azzeccagarbugli.
Ma ti pare un nome da dare a un avvocato in un romanzo serio questo? Comunque l'avvocato a secca garbuglie lo faccio. Gli portò polli da spennare, l'avrei mandato via anch'io, Scusa. E padre Cristoforo andò da Don Rodrigo. Cacciato anche lui. Allora tentarono di fare un matrimonio a sorpresa, di notte, la notte degli imbrogli. Uggia, questa è la parte più divertente. Un monte di manfrine, un testimoni, un lavoro, niente, quell'isterico capì tutto e buttò tutto all'aria. Deduco che si tratti di Don Abbondio. Deduci? Bene. Che si decide di fare? Si scappa. E dove si va? In convento, dalla monaca ormai già nota come monaca di Monza. Un pochino chiacchierata, Madonnina è personcina anche quella. Lei aveva il ganzo, capito, Egidio. E con l'aiuto di questo Egidio e di un bravo che si chiamava Nibbio, cosa fanno? Rapiscano l'uscita e la portano al castello e l'innominato. Che era un signore di cui il Manzoni nemmeno ci vuole dire come si chiama. Ecco, comunque era sempre amico di Don Rodrigo. Ah, c'è da dire che intanto quel bischerotto di Renzo era andato a Milano a mettersi in un tale mare di guai che mezzi sarebbero bastati. Invece Lucia, presa dalla disperazione, fece un voto di castità. Ma te lo sa come disse Lucia? Si salvo le pinne, non la do più a nessuno. Bello! Ho capito, dai, sono studenti moderni, queste cose, via, ora. Ovvio, anche questo è vero. Ecco. L'innominato si commuove e lascia libera Lucia. E anche lei va a Milano, dove c'è di tutto. Peste, lanzichenecchi, tutto quello che si vuole. Mi pare che sia stata in casa di una certa donna frassede. Comunque, come può complicarsi ulteriormente la vita se non prendendo la peste? E però con lei c'era anche padre Cristoforo e Don Rodrigo, che se non sbaglio ci tira anche il calzino. Sì, e quando arriva Renzo conferma la mia teoria, in punto di morte perdona Don Rodrigo. L'avrei perdonato io, l'avrei fatto morire di peste e col capo fracassato. Comunque contenti loro. Comunque fra Cristoforo e Lucia si guariscono e si ritrovano tutti felici e contenti. Ecco. Meglio. Prima c'è ma da sciogliere il voto, Però quello ci pensa fra Cristoforo. Vabbè, insomma, nozze e poi figlioli a ritrescine. Oh, che ne sai che ora dei figlioli a ritrescine? Me lo immagino, a quei tempi li facciano tutti. Ma intanto Lucia era figliola unica. E che vorrebbe dire? Si vede il suo babbo sarà morto presto. Otellino, ascolta, ma a noi a questi punti e ce ne frega. Ho capito, via, giù. Quanto ci sei messa a raccontare questa cosa? Lo so, un pochino, ma siamo stati più brillanti del Manzoni, va tranquillo. Ascolta, ma e quest'altra volta che si fa? Ma che ne so, ora ci si pensa e poi qualcosa ci inventeremo. Ovvio, Otellino, buonanotte. Ciao Leti, buonanotte. Ciao. Buonanotte a tutti.